Abruzzo il giorno dopo. Dopo tutto lo tsunami giudiziario che è successo in Abruzzo, siamo qui a vedere il da farsi. Sia chiara una cosa, in Abruzzo è successo ciò che sta succedendo in tutte le regioni nel settore sanità. Non esiste la coalizione di destra, la coalizione di sinistra. C'è un trasversalismo della mazzetta, un federalismo della mazzetta che da quando il federalismo della sanità ha trasferito le risorse dallo Stato alle regioni, si sono trasferite pure le mazzette dallo Stato centrale allo Stato regionale. Al di là delle responsabilità personali che sono appunto in quanto giudiziari devono essere personali, c'è una responsabilità politica grossa come una casa. E qui in Abruzzo, da dove sto parlando, i giudici stanno accertando cose incredibili, peggio della Tangentopoli milanese, che coinvolge tutti i partiti, dal centro-destra al centro-sinistra. Sono cambiate anche le coalizioni al governo. Una volta c'era una coalizione di centro-destra, adesso quella di centro-sinistra, ma coloro che gestivano i soldi sono rimasti sempre quelli, pagando prima una parte e poi all'altra. Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo procedere al ricambio generazionale della classe dirigente. È da tanto che lo dice l'Italia Valori. Se non cambi le facce, non cambi il modo di fare politica. Ecco perché a noi ci stanno chiedendo in Abruzzo, ma allora cosa fate? Vi mettete con quel partito, con quell'altro partito? Non ci interessa metterci con le sigle, ci interessa metterci con le persone. Quindi ci rivolgiamo alla società civile affinché insieme costruiamo una classe politica nuova, con le mani pulite, per ridare dignità a una regione e a portarla come esempio a quell'altra regione che o già sono scoppiate altri scandali sanitari in materia di sanità oppure stanno per scoppiare. Ecco perché l'importante in questo momento non è stare con questo o con quel partito, ma stare con le persone per bene che decidono di scendere in politica per evitare di ridare in mano la politica sempre alle stesse persone.